diciamo, ho pensato di fare questa diretta per ricordarvi l'evento che abbiamo in programma a Roma, domenica pomeriggio alle 16, in Domus Giancaleoni. Adesso poi vi girerò di nuovo l'indirizzo, e vi chiedo però di prenotarvi perché sarà un discorso molto interessante, perché vi spiegheremo esattamente quello che succederà se passerà questo disegno di legge sull'autonomia differenziata. E questo disegno di legge di Calderoli e tutti gli inganni che cela sia per il nord che per il sud, che lo rendono assolutamente pericoloso e da non votare. Io mi auguro che i parlamentari si rendano conto, ma in realtà purtroppo la vertenza sull'autonomia differenziata è una vertenza bipartisan, perché ci sono parlamentari di tutti gli schieramenti che sono a favore di questa follia, e poi ne subiranno le conseguenze i cittadini, che anche senza averlo deciso loro si troveranno catapultati in richieste, diciamo, in uno scenario di gestione diversa di comparti pubblici, che poi diventeranno probabilmente nuovi presidi per i privati. E, oltre a questo, comunque, volevo semplicemente commentare anche i risultati delle ultime tornate elettorali, dove il centrodestra è prevalso, sì, però in realtà ciò che è prevalso ancora di più rispetto alle politiche è l'astensionismo. Quindi la truffa messa in atto di anticipare le elezioni per impedire alle forze antisistema di presentarsi, poi alla fine ha dato questo risultato, questo responso, che alla fine a prevalere ancora di più è stato l'astensionismo, perché solo circa il 40% degli italiani, dei cittadini della Lazio e della Lombardia si sono recati alle urne. D'altronde però io mi stupisco, e non finirò mai di stupirmi, di come stia riscuotendo successo un governo che ci sta portando praticamente mani e piedi dentro una guerra alla quale ben presto saremo chiamati a prendere parte, anche con i nostri uomini, con le nostre risorse umane. Cioè, io sono senza parole, perché se questa escalation non si fermerà in tempo, e nessuno sta facendo in modo che si fermi, e tantomeno il governo italiano lo sta facendo, purtroppo finirà molto male per noi. E quindi poi ho sentito anche le parole rassicuranti di Gentiloni circa le nostre prospettive, che il nostro PIL è cresciuto dello 0,8%, che è cresciuto più della Germania, insomma, cercano naturalmente di nascondere le conseguenze catastrofiche di quello che sta, dei disastri che stanno facendo per tenersi buoni i loro rapporti personali in Unione Europea con quelli che contano, con l'elite che contano e con le tecnocrazie internazionali che sono legate appunto alla finanza, all'alta finanza internazionale. Quindi ci stanno raccontando un sacco di balle. In realtà l'Italia è avviata, insieme a tutta l'Europa e alla Germania in capo, verso un processo di deindustrializzazione che riguarda solo noi. Cioè, fate caso al fatto che effettivamente questa guerra danneggia solo l'Europa, cioè, e questa guerra è stata provocata proprio per bloccare definitivamente i nostri rapporti con la Russia. Questa era l'unica motivazione di questa guerra: isolare la Russia dall'Europa, e quindi modo per farlo qual era? Quello di imporre solo in Europa tutte le misure restrittive della cosiddetta agenda climatica,
climatica che poi nessun altro paese al di fuori dell'Europa appunto accetta, a cui nessun altro paese aderisce. Quindi noi siamo gli unici che dovremmo fare a meno del gas a basso costo, siamo gli unici quindi che dovremmo fare a meno dei sussidi europei per poter aumentare, per poter favorire per esempio la nostra produzione industriale. Abbiamo, diciamo, questo scenario che per loro si sta tramutando in un'opportunità di crescita anche dell'economia reale, tant'è vero che gli stessi lavoratori stanno ottenendo degli ottimi risultati sotto il profilo delle battaglie sindacali, delle rivendicazioni salariali, invece per noi europei si stanno traducendo in una mannaia che distruggerà anche il nostro export, distruggerà completamente tutto. Quindi una politica portata avanti solamente per cercare di rimediare ai danni da loro stessi provocati, pur non recedendo rispetto a delle posizioni internazionali che loro hanno assunto, ma che costringono gli altri a tenere in piedi sulle loro, a danno loro. Questa è la cosa grave, e noi abbiamo istituzioni europee, abbiamo istituzioni italiane che non solo non fanno da argine a tutto questo, ma anzi incarano la dose, cercano di farsi vedere come i più solerti, come i più solerti, portavoce di queste istanze suicidarie per noi. E la Meloni, anziché ricevere una batosta insieme poi ai suoi compari, che sono ancora peggio di lei se è possibile, purtroppo è stata pure premiata naturalmente all'ultima tornata elettorale. Cioè non vedo nella Meloni alcun interesse nazionale perseguito, cioè nell'opera della Meloni nel modo più assoluto. Altra cosa sulla quale mi sento di esprimere un commento: la vergognosa censura adottata dal Campidoglio nei confronti del documentario di Cassina, che abbiamo un po' proiettato in tutta Italia. Naturalmente il Dem Gualtieri deve obbedire agli ordini del suo partito, che è legato a filo doppio con le lobby dei farmaci e che ha portato avanti queste strategie vaccinali assieme all'ex ministra, a partire dall'ex ministra Lorenzin, che ci ha venduti come cavie nel 2014, quando ha inserito l'Italia come paese capofila delle strategie vaccinali. Quindi non dimentichiamo che se l'Italia è stata scelta per questo ruolo è perché noi siamo siamo uno dei pochissimi paesi in cui è lo Stato a farsi carico del risarcimento dei danni da vaccino ai soggetti, naturalmente, a cui viene poi imposto l'obbligo. Quindi se un soggetto è obbligato ad un determinato trattamento, poi deve essere risarcito. Peccato che nel caso del Covid abbiano poi fatto intimidazioni ai medici affinché questi non correlassero gli eventi avversi. Ed ecco perché in realtà vengono censurati i documentari di Cassina, perché non si sappia che correlati all'uso di questi farmaci ci siano degli eventi avversi gravissimi di cui i medici si lavano le mani e cercano di far finta di non vedere,
per evitare poi di subire delle ritorsioni che poi avvengono sotto forma di ispezioni dei NAS e quant'altro dispongano i presidenti degli ordini locali, per naturalmente intimorire questi i pochi medici onesti che fanno il loro lavoro. Io purtroppo ho raccolto le testimonianze di tanti di questi. È inutile che ne parliamo. Quindi l'intento persecutorio nei confronti di chi dice il vero, nei confronti di chi cerca di far giustizia delle povere vittime che non solo si sono tirate e hanno sbagliato, di uno stato canaglia come il nostro, di istituzioni vendute perché è in marcia, ma pure, poveretti, dopo aver subito il danno, un danno permanente, o aver subito la perdita dei propri cari, non vengono neanche, devono anche lottare per ottenere il riconoscimento del danno subito e quindi l'indennizzo. Bene, sappiate che comunque, specialmente su Catanzaro, noi stiamo raccogliendo testimonianze di persone che eventualmente sono disponibili a denunciare quindi questi comportamenti, perché vogliamo sostenere delle azioni giudiziarie che possano poi far emergere la verità. È importante far emergere la verità, perché soltanto se la verità verrà a galla e verrà riconosciuta a livello istituzionale si riusciranno a scongiurare episodi analoghi a quelli che abbiamo vissuto, che non sono stati una passeggiata di salute. Avete visto che già si vuole portare avanti questo European Wallet, questa applicazione che consentirà a tutti i cittadini di inserire al suo interno tutti i loro dati, a partire addirittura dai diplomi, dai titoli di studio, cioè tutti i loro documenti, che quindi verranno inseriti in un cloud dove chiunque potrà accedere. E non ci sarà più modo, perché i cloud chiaramente che finiscono in rete possono essere da chiunque a nostra insaputa, possono essere penetrati, quindi attraverso vari metodi, soprattutto chi li gestisce, perché chi gestisce questi cloud? Li gestisce per esempio Google, appunto iCloud, li gestisce per esempio Microsoft, insomma ce ne sono per tutti i gusti. Adesso vogliono creare un cloud dei cloud proprio perché tutte queste informazioni possano essere messe proprio a disposizione del Deep State per poterci schedare e quindi per poter pianificare il controllo sociale delle masse che loro hanno sempre avuto in mente. E siccome io temo che vogliano partire proprio dall'Europa, sta a noi chiaramente incominciare a far capire che non siamo disponibili a cedere su niente, che quello che è successo durante la pandemia ci ha aperto gli occhi, che se prima avevamo un briciolo di fiducia in questo, nel sistema, per quei pochi che ce l'avevano, oggi non ci abbiamo più nemmeno quella, e che non obbediremo agli ordini. Quindi questa sarà la nostra grande vittoria, il momento in cui la gente si rifiuterà di fare quello che loro chiedono, perché capirà che è fatto contro se stessa. Ed è per questo che stiamo lavorando con Ancora Italia Sovrana e Popolare, Democrazia Sovrana e Popolare, per un risveglio collettivo e per informare correttamente la gente di tutto quello che è avvenuto veramente, che sta avvenendo, perché oggi di fronte a delle palesi smentite su tutte le cose che vengono dette, smentite proprio dai fatti, a questo punto io credo che le persone che si pongano due domande sono sempre di più, e se spengono la televisione e cominciano a
invece informarsi su Telegram o su altri canali di informazione libera, allora a quel punto io penso che tutto ciò finirà. Ma se prima non c'è informazione, non ci può essere ribellione, e io penso che ognuno nel suo piccolo possa fare la sua parte senza diventare necessariamente un eroe nazionale. Cioè, non dobbiamo pensare che devi essere per forza un eroe per fermare tutto questo. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare la sua parte, a seconda del destino che gli è capitato e della congiuntura nella quale si è trovato, che possa suscitare una denuncia o possa suscitare una reazione lecita e legittima. Quindi, è quanto io cerco di raccomandare quindi a tutti voi che ci seguite, di avere fiducia, perché ancora, diciamo, non hanno vinto, non ci hanno sottomesso, non ci hanno assoggettato, e siamo sempre di più quelli che stiamo reagendo e che abbiamo le idee chiarissime su quello che sta avvenendo. E adesso, da questo splendido panorama, ve lo faccio vedere, molto, come dire, primaverile, vi saluto e ci aggiorniamo prestissimo. Prenotatevi per l'evento di Roma, vi raccomando. Ciao!